questo muro verrà valorizzato dal progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti in tutto il sedile del mercato, per cui verrà inglobato in una futura piazza area verde. E perché no, magari lancio un appello al sindaco, quando sarà il momento di intitolarla, la piazza potrebbe avere il nome di qualche donna che ahimè non ce l'ha fatta e che ci sia da monito continuo su quello che può succedere anche a casa nostra. Anche possiamo dire città. Solo grazie. Il numero della SOS per la violenza di genere venga pubblicato in maniera proprio così sfacciata su un muro davanti alla piazza del mercato, perché la gente deve sapere che non può trovare, non deve trovare nessuna omertà, perché tutti sono solidali nel manifestare contro chi, nei confronti di chi chiede aiuto, e quindi è bellissima questa cosa che sia proprio esposto pubblicamente, come, come dire, come se fosse una mano tesa nei confronti di chi ha bisogno. È indubbio che molto si è fatto e molto si deve ancora fare. Il lavoro è ancora lungo, soprattutto in alcune parti del mondo, ed è inevitabile che il nostro pensiero in una giornata come questa vada alle donne afghane, in altre parti del mondo dove assolutamente i loro diritti non sono riconosciuti.